Pace e bene a tutti. Oggi, 21 giugno, ricordiamo San Luigi Gonzaga. Ascoltiamo. Aveva 17 anni quando decise di inseguire i suoi sogni, abbandonando tutto, potere e lusso, onori e ricchezze, ambizione e gloria. Cresciuto in ambiente religioso, con la preghiera e la meditazione, sin dall'età di 10 anni nutriva una certa insofferenza per quel mondo circostante ricco, frivolo e spiritualmente vuoto. Primogenito del signore della città di Castiglione e delle Stiviere, il marchese Ferrante Gonzaga e della contessa Marta di Santena, Luigi nasce il 9 marzo del 1568. Decide, già da adolescente, di rinunciare al diritto di successione di marchese imperiale in favore del fratello Rodolfo, consacrandosi a Maria nella chiesa dell'Annunziata a Firenze. Dolore, delusione, ma anche rabbia pervadevano non solo il padre, che in lui riconosceva un degno erede per le grandi capacità per il futuro del casato, ma tutta la popolazione che lo considerava un santo. Al contrario, il fratello, privilegiato per quella decisione, sarebbe diventato marchese e signore di Castiglione delle Stiviere. Nel frattempo Luigi, che continuava a voler seguire Cristo e per amor suo anche la povertà, da Firenze si spostò a Mantova, ma ammalatosi e costretto a seguire una dieta ferrea, approfittò per fare penitenza. Ricevette la prima comunione dal cardinal Carlo Borromeo, che era lì in visita pastorale. Nonostante i tentativi del padre di fargli cambiare idea sulla rinuncia, Luigi si mostrava irremovibile. Nel 1587 entrava nella Compagnia di Gesù a Roma. Da subito i gesuiti si accorsero di avere tra loro un autentico gioiello spirituale. Spesso ricorrevano persino a limitazioni nella penitenza e nell'orazione per lui, tanto era forte l'ardore, la passione verso Dio e la vita ascetica. A conferma di questo, per la presenza divina costante nella sua vita, arrivava a pregare così: «Allontanati da me, Signore». Impegnato negli studi di teologia, si trovò insieme ai gesuiti a praticare opere di assistenza agli ammalati di Roma, colpita in quel periodo da carestia e tifo. Con il suo motto, come gli altri, girava per i palazzi dei nobili a chiedere l'elemosina, senza stancarsi perché sentiva che gli veniva da Cristo stesso, che lui vedeva nei sofferenti e bisognosi. La sua fine arrivò all'improvviso, forse a causa del contatto con un moribondo malato di peste, caricato sulle spalle. Ma a lui la morte non faceva paura, era preparato tanto da dire a tutti: «Me ne vado felice». Alla madre, in una lettera, scriveva di non piangerlo come morto, ma come vivente felice davanti a Dio. Assistito da San Roberto Bellarmino, uno dei primi e grandi gesuiti, Luigi muore il 21 giugno del 1591. Di fede ne aveva tanta, ma fu definito martire della carità, perché donò la propria vita per il prossimo. Per il suo carattere e la sua santità assume un grande valore anche per i giovani di oggi, alla ricerca di autentici modelli da imitare, seppur circondati da effimeri e superficiali esempi. Beatificato nel 1605, fu proclamato santo da Papa Benedetto XIII nel 1726. Oggi è patrono dei giovani. San Luigi, un grande santo che subito da giovane ha iniziato ad avvertire una certa insofferenza. Lui, in un ambiente comunque agiato, iniziava a soffrire per quel benessere che vedeva, ma che non era pieno, era un benessere vuoto, erano dei valori effimeri che lasciavano una certa insoddisfazione in lui. E da qui decide di cambiare vita e qui tutto poi è trasformato. Che ci può donare proprio questa fase della sua vita? Io penso ai modelli che vengono proposti ai giovani, partendo anche un po' anche dalla musica, dai video musicali che realizzano. Qual è il valore che emerge come qualcosa di importante da conquistare nella vita? C'è un po' questo tema della rivalsa sociale. Io nasco povero, nessuno credeva in me, ma adesso che cosa ho? Ho i soldi, ho tante ragazze oggetto intorno a me,
ho le catenine d'oro vistose, ho qualcosa che posso ostentare come una bella macchina che dice quanto io sono diventato ricco, quanto ci ho saputo fare. E è questa la felicità che noi stiamo insegnando ai nostri giovani, e queste sono le cose alle quali loro devono puntare. Riflettiamoci anche noi, perché se i giovani desiderano questo, io credo che un po' di responsabilità ce l'abbiamo quando gli abbiamo parlato di tante cose e quando li abbiamo noi orientati in un modo o nell'altro verso certi valori. Allora riflettiamo bene a quale ricchezza abbiamo orientato i nostri giovani, e forse, non lo so, magari dobbiamo correggere anche noi qualcosa di noi stessi per poi insegnare a loro che c'è una sola ricchezza, che è il grandissimo amore di Dio. E proprio per questo ci affidiamo all'intercessione di San Luigi e lo preghiamo. San Luigi Gonzaga, prega per noi.